in che modo può uccidere il demonio. Il nostro avversario e i suoi compagni di caduta possono uccidere un uomo in due modi: o agendo sulla salute fisica o provocando qualche disgrazia. Gli spiriti del male, come spiegato prima, hanno una percezione preternaturale di moltissimi elementi che noi ignoriamo completamente. Coordinando questi elementi, essi raggiungono facilmente i loro scopi. Noi non sappiamo, ad esempio, come e perché si produce un tumore nel nostro corpo. Loro invece lo sanno, e se qualcuno ha la predisposizione per questa malattia, che si potrebbe sviluppare in avvenire, ne stimolano gli agenti fisiologici adeguati perché insorga subito, per esempio attraverso un'alimentazione sbagliata, medicine sbagliate, analisi che non corrispondono alla verità. Se i demoni individuano un punto debole nel sistema cardiocircolatorio, mettono in opera stimoli rovinosi: eccessivo uso dell'alcol o di cibi errati, vita stressante, catastrofi inspiegabili sul piano economico, odio e irritazione, e l'infarto arriva. Ma come detto, i demoni possono uccidere anche attraverso una disgrazia. Nella carambola del traffico caotico di oggi non è difficile spingere la vittima che guida la sua auto verso un incidente mortale. In un momento di rischio in cui si potrebbe salvare soltanto con una grande presenza di spirito, una forte suggestione, uno stato di nervosismo sconvolgente, tolgono la prontezza necessaria all'impatto mortale avviene. Chi ha visto quale potenza sprigionano le forze del male negli ossessi, capisce che questo per gli spiriti è soltanto un gioco. Infine, la morte può essere provocata anche spingendo la vittima designata al suicidio dopo averne debilitato la psiche con suggestioni, incubi, insonnia e stress. Coloro che pensano al suicidio lo hanno tentato sono più di quanti se ne possa immaginare. Il maleficio. Prendiamo ora in considerazione i molteplici aspetti che caratterizzano un maleficio. Malefici secondo lo scopo. Amatorio, per favorire o distruggere un rapporto d'amore con una persona. Benefico, per procurare del male fisico, psichico, economico, familiare. Legamento, per creare impedimenti ai movimenti, alle relazioni. Transfer, per trasferire ad una persona i tormenti praticati su un pupazzo o su una foto della persona che si vuole colpire. Putrefazione, per procurare un male mortale, facendo putrefare un materiale soggetto alla putrefazione. Possessione, per introdurre una presenza diabolica nella vittima e causarle una vera e propria possessione. Secondo il modo, diretto, mediante un contatto della vittima con l'oggetto portatore del male, ad esempio quando si fa bere o mangiare alla vittima qualcosa di maleficato o fatturato. Indiretto, attraverso l'azione malefica compiuta su un oggetto che rappresenta la vittima. Secondo l'operazione, per infissione o inchiodamento con spilli, chiodi, martello, punte, fuoco, ghiaccio. Per annodamento o legatura con lacci, nodi, briglie, nastri, fasce, cerchi. Per putrefazione, sotterrando l'oggetto o l'animale simbolo dopo averlo fatturato. Per maledizione, direttamente sulla persona o sulla foto o su un simbolo di essa. Per distruzione con il fuoco, bruciando più volte l'oggetto sul quale si è trasferita idealmente la persona della vittima, per ottenere in questa una forma di deperimento più o meno analoga a quella della putrefazione. Per rito satanico, ad esempio con un culto satanico o una messa nera. Secondo il mezzo, con fatture, pupazzi o carne, spilli, ossa di morti, sangue, sangue mestruale, rospi, polli, eccetera, con oggetti maleficati, regali, piante, cuscini, bambole, oro, orologi, talismani, saponette decorate con spilli, mele con spilli conficcati, qualsiasi altro oggetto. Localizzazione dei sintomi.
La testa, dolore strano, fitte lancinanti, tra fitture come spilli e chiodi, botte, confusione, stanchezza mentale e fisica, male agli occhi, disturbi del sonno, della personalità e del comportamento. Lo stomaco, difficoltà digestive, percezioni di sassi o pietre nello stomaco, intestino che sembra venire strappato con dolori lancinanti, uno strano, intenso e diffuso malessere che dallo sterno o bocca dello stomaco sale alla gola e alla testa, bulimia, anoressia, vomito. Avversione al sacro, distacco dalla preghiera, dalla fede, dalla vita spirituale cristiana, allontanamento dai sacramenti e dalla Chiesa, distrazioni, sbadigli, sonnolenza nella preghiera, disagio a stare in Chiesa, nausea fino allo svenimento, disturbi alla salute, diagnosi errate e cure inadeguate, disturbi psichici, confusione, ossessioni, amnesie, ansia, paura, incapacità di concentrazione nello studio e nel lavoro, disturbi nella sfera affettiva dell'umore, nervosismo, litigi continui, freddezza o passionalità immotivata, tendenza alla depressione, allo scoraggiamento e alla disperazione. Impedimenti nel matrimonio, nel fidanzamento, nello studio, nella carriera, negli affari, fallimenti, errori impensabili, strani incidenti e spinta al suicidio. Disturbi strani, sentire addosso spilli, chiodi, trafitture, fuoco, ghiaccio, serpi, lacci, tremori in tutto il corpo, batter di denti, scariche elettriche in tutto il corpo, eccetera. Rumori e strani fenomeni in casa o nei luoghi di lavoro, passi, scricchiolii, colpi, ombre, presenze, animaletti, lampade che scoppiano, elettrodomestici che si bloccano, porte e finestre che si aprono e si chiudono, invasione di insetti, rumori di catene. Ecco, per oggi ci fermiamo qui. Avete visto in quanti modi agisce il demonio tramite i suoi seguaci, i suoi maghi, i fattucchieri, eccetera, eccetera. Cosa ho detto all'inizio? Tante malattie purtroppo sono provocate da questi malvagi, ricordatevelo. E se non si va a prendere benedizioni, io non lo posso capire se c'è addosso qualche cosa, che non è facile scoprire queste cose. Ci sono alcuni che muoiono magari per fatture o malefici mortali e gli viene una malattia. E se non vado a prendere benedizioni, io muoio. Capito? Allora, ci sono tanti modi, soprattutto la cosa per far morire prima una persona è dargli una mela in regalo con dentro degli spilli. La mela nel giro di una settimana marcisce e la persona marcisce insieme alla mela, nel giro di un mese muore. Capito? Ne abbiamo salvato una famiglia, così l'ho spiegato l'altro video, per la mela. Oppure nel limone, stessa cosa, con gli spilli che il limone marcisce. Oppure con la carne putrida, la fanno marcire nel giro di una settimana tra i vermi e il tuo corpo già marcisce. Perciò bisogna andare a prendere benedizioni, scoprire veramente la causa, ricordate, la causa del maleficio che c'è addosso. Se la medicina non fa effetto, io ho bisogno di benedizioni, mi raccomando, ok? L'ho spiegato tante volte, va bene? Guardate, in Inghilterra, in tantissimi ospedali psichiatrici, c'è dentro il sacerdote esorcista. Gli fanno dare benedizioni a vedere se sono veramente a psichiatria oppure sono casi di possessione o vessazione diabolica. In Italia guai a parlare di queste cose, perché il psichiatra sa tutto lui, gli altri non contano nulla, anche altri dottori non contano nulla. Il psichiatra guai a toccare il suo lavoro. E io vorrei dire al psichiatra, hai mai guarito qualcuno nella tua carriera? No. Mai nessuno. E allora non ti spieghi perché. Fatti un esame di coscienza, una riflessione. Se tu non hai guarito mai nessuno, ci sarà un motivo, no? Vuol dire che la causa è altro, va bene? Sono capace solo a imbottire i psicofarmaci i pazienti, lasciarli tranquilli. Questo. Ma però la guarigione manco uno. A noi ci è guarito parecchi casi, ma uno ve lo voglio raccontare perché è molto molto importante. Secondo me un paziente va tantissime patologie, ricoverato tantissime volte col TSO, addirittura, siccome guarite che non ci credono, è intervenuta la regione Lombardia a farla visitare da 5-6 dottori insieme, capito che diceva impossibile guarire la psichiatria. Questa ragazza è guarita dopo 5-7 anni di psichiatria, adesso non mi ricordo bene se era 5-7 anni,
va bene? È guarita, non prende psicofarmaci, è guarita all'istante, dopo 2 anni di sofferenze, 2 anni di benedizioni, va bene? L'hanno studiata persino a Regione Lombardia perché era impossibile che guarisse un caso come il suo, aveva tantissime patologie ed è guarita. Il psichiatra ha detto, tu hai stato un miracolo, io miracoli non ci credo, ma tu hai stato un miracolo, che è il primo caso che vedo che guarisci. Pensate un po' voi che bello. Perciò anche in Italia dovrebbero fare queste cose, i psichiatrici, usare i sacerdoti esorcisti, vedere se c'è qualche negatività, malvagità di qualcuno, vedere se veramente da psichiatria oppure c'è il demonio da combattere, da estirpare da questi pazienti poverini che non guariscono mai, va bene? Allora bisogna che anche psichiatria italiana arrivi nei sacerdoti esorcisti a dare benedizione, a confrontarsi, anche un confronto, perché se non guarisce mai nessuno, io mi chiederò un motivo se sono un medico, come mai non guarisce nessuno? No, un esame di coscienza ve lo fate al mattino. Allora, vedete che ci sono altre cause, va bene? Ma non lo dico solo io, lo dicono centinaia di sacerdoti, prima di me ci sono stati anche i santi, da Padre Pio, Tomaselli, che ha fatto tanti esorcismi, in quel demonio esiste e fa danni, e la persona non se ne rende neanche conto. Voi dovete pensare quanto soffre una persona, finché non lo vedete non ci potete credere, sono impressionanti, impressionanti veramente i dolori lancinanti che hanno, non sono capiti da nessuno, solo con la benedizione si scoprono che è una cosa diversa dalla malattia, va bene?